Eccoci qua, amici miei, all'appuntamento del solito venerdì, senza consiglio dei ministri questa volta, ma con tante patate in pentola, come si dice. Per quanto riguarda il mio ministero, abbiamo aperto un nuovo fronte, importante, che non riguarda solo calcio e cemento, ma solidarietà, assistenza, difesa delle fasce sociali più deboli, sicurezza nelle grandi città, sicurezza dei cittadini. Il problema della politica delle abitazioni, la politica per la casa. C'è un grosso problema in Italia, specie dopo che è finita la legge sul blocco degli affitti. Io sono a favore delle liberalizzazioni, sia chiaro. È chiaro che chi compra casa non può essere bloccato a vita. Il problema è che chi non ha casa non può essere bloccato sotto un ponte a vita. Come contemperare queste cose? Bisogna venire incontro, insieme ai comuni, alle regioni, agli enti locali, incontro a queste necessità senza però fare favoritismo. Ecco, ho trovato al Ministero delle Infrastrutture diverse risorse, molte, almeno un paio di miliardi di euro, inutilizzati perché bloccati da ricorsi, contro ricorsi, questioni procedurali. Sembra che da un po' di tempo in Italia chiunque voglia fare impresa, ma chiunque voglia fare politica e chiunque voglia fare qualcosa, la prima cosa che fa va dal giudice. È diventato un contenzioso unico nel nostro paese. Ecco, ho sbloccato tutta questa matassa in questi mesi e sono orgoglioso di poter dire che già da un paio di settimane ho cominciato un'attività città per città, regione per regione, nella distribuzione e allocazione di questi denari. Soldi veri, non promesse. Milano, Napoli, Roma, Torino vado dopodomani e così via. Per alcune centinaia di comuni abbiamo provveduto a cofinanziare come Stato, sbloccando queste risorse ferme da anni, interventi per sistemazione di palazzi fatiscenti nelle città, specie nelle periferie, per sistemazione di strutture immobiliari che erano bloccate e che quindi non potevano dare luogo a essere affittate da parte dei comuni ai più bisognosi. Credo che questo sia stato un intervento concreto, i famosi contratti di quartiere 2, da anni, di cui da anni se ne parla, oggi, in questi giorni, entro Pasqua, tutti i soldi li stiamo distribuendo ai comuni. C'era anche una legge bloccata per circa 1 miliardo di euro che riguardavano i disagi, i problemi di disagio abitativi delle grandi città, almeno 15 in Italia, e anche in questo senso abbiamo sbloccato e stiamo distribuendo. L'altro giorno a Milano, a Roma, a Napoli, stiamo andando a Palermo, a Bari, a Genova e così via, stiamo distribuendo i relativi denari. Ma la cosa più importante che stiamo facendo è quello di rilanciare un nuovo piano casa. Abbiamo fatto una legge con cui io sono assunto l'onere e l'onore di fare da coordinatore per la ricognizione delle esigenze abitative di tutte le città. Ho preteso e ottenuto in questa legge che non si parlasse soltanto di aspirazioni, ma che ci fossero indicati dei tempi, un cronoprogramma previsto per legge. Entro 2 mesi, la legge del febbraio, entro 2 mesi tutti i comuni, chi ci sta, devono indicare quali sono le loro esigenze abitative. Entro 3 mesi dobbiamo costituire un tavolo che insieme alle associazioni di categorie, insieme a tutti i diretti interessati, possa scrivere insieme una legge di risistemazione di tutte le esigenze abitative nel territorio. Entro giugno il governo insieme al Ministero dell'Economia deve individuare le risorse e predisporre una legge da portare in Parlamento, un cronoprogramma previsto per legge, cioè, che intendo rispettare. Ho già fissato per il 17 aprile, per il prossimo 17 aprile, la costituzione di questo grande tavolo. Faremo una legge di cui le linee generali ho già individuato, per esempio una legge che prevede che tutti gli immobili degli enti previdenziali sfitti nelle grandi città, anzi nelle città,
debbono essere venduti, cioè l'obbligo a vendere su richiesta ai comuni interessati allo stesso prezzo e con le stesse caratteristiche del diritto di prelazione che si dà agli inquilini. Traduco, ci sono centinaia di migliaia di immobili in tutte le città degli enti previdenziali sfitti oppure abbandonati per assenza di manutenzione. Questi immobili la legge già prevede che possono essere venduti agli inquilini, ma gli inquilini non hanno soldi e quindi non possono comprarli. Perché dobbiamo fare solo speculazione finanziaria e non possiamo invece dare al comune lo stesso diritto di prelazione che all'inquilino, in modo che sia il comune, se lo vuole, a poter pagare ad un giusto ed equo prezzo l'acquisto di quell'immobile e avere quell'immobile a disposizione della collettività, così come doveva essere e che da un po' di tempo è diventato solo frutto di speculazione finanziaria. È uno di tanti esempi. Perché gli immobili che devono essere acquistati dai comuni per fare edilizia popolare, edilizia sociale, edilizia a favore dei soggetti più deboli devono essere sottoposti a tassazione, a IVA nella compravendita? È una partita di giro che impedisce una creazione di un parco immobili da parte della proprietà comunale da mettere a disposizione della collettività più bisognosa. Ecco, questo è federalismo responsabile. Di queste cose ci stiamo occupando. Entro quest'anno quindi vogliamo portare a compimento quest'altro grande e importante impegno previsto dal programma, ma di cui si parla poco. Un Ministero delle Infrastrutture, cioè, che non pensa solo a fare strade e ferrovie o cemento e ferro, come pure ci accusa, ma che pensa a fare solidarietà e difesa delle fasce sociali più deboli.